Intanto buongiorno a tutti e a tutte, grazie a chi ha organizzato questo evento perché ci dà la possibilità di incontrarci e di fare quello di cui il Paese ha bisogno, cioè metterci in relazione, provare ad abbattere certi dogmi che abbiamo. Paolo ne ha provato a dissimulare qualcuno. Il tema di fondo anche di chi come noi ha organizzato la manifestazione del 15 ottobre era non solo quello di esprimere una legittima e ovvia rabbia sociale che nel Paese proviamo in tanti perché la sentiamo sulla nostra pelle, nel senso che i limiti che io vedo nei progetti ogni tanto che sento, ma anche in alcune questioni, sono limiti legati proprio alla questioni individuali che ciascuno pone. Invece in questo Paese oggi c'è un clima, secondo i dati Istat, Censis, dove appunto parliamo di numeri, dove ci sono oramai 9 milioni di poveri, ci sono milioni di precari, ci sono milioni di disoccupati, ci sono milioni di giovani qui nel nostro sud a cui non viene levato il futuro, come qualcuno sbagliando dice, ma viene sottratto il presente, che è cosa un po' diversa rispetto a chi pensava di utilizzare lo scontro generazionale come una questione che riguardava gli anni 70. No, nel 2011 i giovani che scendono in piazza sono scesi perché devono riprendersi il presente, perché il futuro non c'è. È uno dei temi messo al centro delle nostre riflessioni, perché appunto l'indignazione da sola non basta, ci deve essere la proposta, ci deve essere l'alternativa, e noi di proposte ne avevamo tante e ne abbiamo tante sulle quali poi costruire un ribaltamento delle situazioni di forza che viviamo nel Paese. Io vorrei partire, perché poi il tempo ovviamente, quindi starò nei 15 minuti, ti rubo un attimo l'orologio. C'è una prima relazione che noi abbiamo individuato da 10 anni a questa parte nel nostro Paese, che è questa relazione tra modelli di sviluppo, democrazia e beni comuni. Noi crediamo che la qualità della democrazia dipenda molto dal tipo di modello di sviluppo e che il modello di sviluppo sia molto legato a quelli che Paolo o Alberto definiscono appunto beni comuni, cioè quei beni indispensabili per la vita. Già accettare questa prima relazione non è di poco conto, perché significa comprendere allora anche la qualità della crisi da cui siamo di fronte. Crisi che solo in Italia nel dibattito scientifico è stata offerta in maniera volgare, cioè ci hanno raccontato solo in Italia che questa per 3 anni era una crisi che noi economisti, perché ci sono anche altri economisti, noi economisti definivamo crisi di sovrapproduzione, quindi una crisi congiunturale del modello. In Italia è stata venduta così anche da chi fa opposizione istituzionale, e invece a livello planetario dai premi Nobel per l'economia, la fisica, insomma, e quant'altro, da 10 anni c'è una consapevolezza sul fatto che non siamo davanti a una crisi congiunturale, ma siamo davanti a una crisi sistemica e strutturale, nemmeno del modello di sviluppo, ma del paradigma di civilizzazione capitalista, che è un po' il continuo ragionamento che faceva Paolo. È qualcosa di più profondo, cioè richiede uno sforzo maggiore. Il primo sforzo di comprensione che dobbiamo fare è che evidentemente, con grande sincerità, perché io penso che insomma il tempo della chiarezza fra noi deve arrivare, e quindi io inauguro, anche rischiando di essere impopolare, io penso che progetti individuali come quello che ho sentito di Jacopo Fo siano totalmente insufficienti ad affrontare una situazione che noi abbiamo nel Paese a livello planetario, perché siamo davanti quindi a una crisi strutturale che richiede la necessità di costruire una nuova teoria di emancipazione sociale, e quindi richiede un pensiero forte, un pensiero profondo, e non un pensiero che si limiti a una costruzione di soggettività individuali. Cioè, come dire, davanti all'unico pensiero dominante che è rimasto negli ultimi 20 anni, perché ci hanno raccontato che le ideologie non servivano più, nel frattempo ce n'era una sola che ha fatto quello che ha fatto, davanti a un unico pensiero
ci sembra evidente che o si costruisce qualcosa che è desiderabile per i cittadini, che quindi diventa un pensiero collettivo, ma mi sa che c'è un po' di ritorno di audio, no? Va bene, perché io sento un rimbombo. Va bene, no. Davanti a questo pensiero forte noi dobbiamo costruire un pensiero che sia desiderabile per tanti, che faccia in modo che le nostre condizioni materiali e sociali migliorino, perché poi di questo deve fare la politica, cioè al di là della filosofia deve partire dalla prassi, e se la prassi non guida la teoria ci troviamo in situazioni paradossali come quella in cui viviamo, dove ci continuano a dire, come diceva Paolo, che bisogna crescere per risolvere il problema. E allora, per sgombrare il campo dall'equazione che non sta in piedi, vi dirò che per risolvere la questione del debito, per esempio, che è una delle questioni a cui poi i beni comuni, i modelli di sviluppo e la democrazia sono legati, noi dovremmo, secondo la lettera di Trichet, e voi mi direte, ma che c'entra con i beni comuni? C'entra, perché poi ci arriviamo ai servizi ambientali gratuiti e alle privatizzazioni. Secondo la lettera di Trichet noi dovremmo crescere a un ritmo del 9% annuo, cioè nel senso la Cina cresce a questi livelli, non c'è un'economia matura che cresce a queste cifre, dovremmo crescere al 9% annuo per 10 anni per ripagare solo gli interessi sul debito, cari compatrioti italiani e italiane, quindi ci stanno letteralmente prendendo per i fondelli, perché non saremo mai capaci, ed è il motivo per cui hanno fatto 4 manovre finanziarie e si apprestano a fare la quinta, ed è il motivo perché l'opposizione istituzionale risulta talmente tanto inadeguata anche a naso a tanti di noi, perché non è convincente su quale alternativa, non alternanza, proporci di governo. Per cui, siccome non cresceremo al 9%, io mi chiedo se noi abbiamo il coraggio di guardarci in faccia e di dire che tipo di paese eviteremo presto, cioè se è simile alla Grecia, per capirci, dove, siccome faranno un'altra manovra finanziaria in cui non cresceranno al 9%, dovranno, e qua arrivo al tema dei beni comuni, con l'accetta privatizzare, quindi spolpare, ecco, uso un termine brutale, tutto ciò che noi abbiamo, la natura, i nostri nonni, i nostri bisnonni, accumulato nel tempo, non a livello personale, ma per lasciarlo alla collettività. E l'hanno annunciato, per cui noi davanti abbiamo, così capiamo le ragioni di chi è in piazza, una situazione in cui ci dicono che il debito va pagato in quella maniera, con quella richiesta da parte di Trichet e di Draghi, cioè arrivare al 60% del rapporto, che diciamo, è una cosa impossibile, che va fatto con le privatizzazioni, con l'innalzamento dell'età pensionabile. Sono tutte questioni, come vedete, che vanno a demolire la res pubblica, per capirci, completamente, altro che beni comuni, altro che società di beni comuni, cioè abbiamo anche un problema di difendere ciò che rimane della res pubblica, e dall'altro a impedire qualsiasi tentativo da parte nostra sul piano dell'egemonia culturale di ricostruzione di quei nessi sociali, economici, giuridici, fino a quelli spirituali, sul terreno dei beni comuni. E cioè, qual è il luogo sul quale gli italiani e le italiane si sono ritrovati, per esempio, in una battaglia di partecipazione, di scelta di modello di sviluppo, di democrazia? La questione, per esempio, dei referendum, che ha visto coinvolti tutti noi. Contro le aspettative di chi pensava, forze politiche, opinion makers, media, che invece la questione dell'acqua, dei beni comuni, fosse una questione marginale, per poi scoprire che proprio su quel terreno si era ricostruita una partecipazione, si erano ricostruiti quelli che Gramsci definiva nessi all'interno di una società, fondamentali per rimettere in campo un pensiero egemonico, un pensiero capace di ribaltare la relazione di forza con le forze produttive, che se voi pensate è esattamente quello che la giunta di Napoli sta provando a fare, ed è il motivo per cui noi guardiamo con straordinaria ammirazione il lavoro che fanno Alberto Lucarelli e tanti altri nostri amici e compagni, proprio perché stanno andando al cuore del problema, stanno andando alla ciccia finalmente. Dopo tante parole si cerca di invertire quella relazione di forza per provare a distribuire la ricchezza, perché sappiamo bene che la crescita non ci sarà più, ma non perché lo dico io, lo dice Paolo, lo dice uno scienziato, non ci può essere, non è sostenibile in termini ambientali e in termini sociali, cioè non solo ambientali, perché non si può
crescere oltre quello che è il germoplasma, la biodiversità, le risorse rimaste, ma anche perché in termini sociali non ne saremo assolutamente capaci, perché siamo un'economia matura, non siamo la Cina, non siamo l'India. Quindi è chiaro che il 15 ottobre su questo tema noi ponevamo una domanda molto forte, che è quello che noi facciamo a voi, e che poi nella mia seconda tornata di intervento proverò ad articolare con una proposta concreta da costruire tutti insieme, già qui, insieme agli amministratori, agli scienziati, la società civile. E cioè, può esistere benessere senza crescita? Può esistere una società dove, visto che noi siamo consapevoli, perché se no vendiamo fumo e vendiamo chiacchiere a chi vuole trovare lavoro, siamo consapevoli che non ci sarà piena occupazione, non ci sarà più, quindi poi vi possono vendere tutte le chiacchiere del mondo, ma con qualsiasi modello econometrico sfidiamo chiunque a farci capire come si fa a far rientrare la disoccupazione con queste ricette. È impossibile. Quindi, davanti a una situazione in cui non avremo crescita, non avremo occupazione, mi chiedo, possiamo immaginare di lavorare e di capire se c'è disponibilità in qualche forza politica a immaginare una società che avrà davanti questi problemi, e quindi a mettere al centro benessere senza crescita e reddito di cittadinanza per quelli che non riescono a lavorare, e difesa dei beni comuni come terreno della ricongiunzione di, poi, di quella ferita che è stata inferta, quella separazione che c'è stata tra esseri umani e natura? Questi sono i tre pilastri su cui noi semplicemente non chiediamo parola, prendiamo parola, perché ne soffriamo le conseguenze sociali e ambientali tutti i giorni. Come vedete, noi parliamo di una prassi, non di una teoria. Siccome siamo vittime di una condizione secondo la quale destra e sinistra ci hanno raccontato che il progresso, la modernità, la crescita avrebbe prodotto una società del benessere diffuso, una società con piena occupazione, ora non è più così. Ora ci ammaliamo di nuove malattie, non troviamo lavoro, siamo sfiduciati, abbiamo una società dove molti giovani pensano che il nichilismo sia la via di uscita. Quindi questo è un problema che riguarda soprattutto la società, non è che riguarda il movimento, riguarda tutta la società se un giovane non crede più a nulla. Quindi noi poniamo questi temi, guarda caso su questi temi Eurispes ha fatto un'indagine e dice che in Italia il 51% del corpo elettorale sarebbe disposto a votare un partito con queste tre questioni al centro. Ed è curioso. Allora, il terreno da questo punto di vista dei beni comuni, come lo intrecciamo? Beh, noi facciamo una proposta che poi sarà la seconda parte del mio intervento, ne facciamo varie, ma su questo terreno, sull'acqua, si è fatto tanto. C'è un altro terreno di straordinaria connessione tra democrazia, modelli di sviluppo e beni comuni, che è l'energia. L'energia è per antonomasia quello che potremmo definire un bene comune, perché Paolo faceva vedere uno schema che riproduce le condizioni di densità energetica di 20 milioni di anni fa, no? Avete visto con la concentrazione della CO2, quindi con politiche industriali sbagliate, e non solo, siamo arrivati in quelle condizioni. Cioè, vuol dire che noi abbiamo una situazione molto simile sul piano anche filosofico rispetto a quella del capitalismo. Cioè, il modello energetico attuale è completamente concentrato, è centralizzato, è duro, non solo, e disperde quasi la metà di quello che produce. Quindi, nel senso che quando si fa il buco per prendere il petrolio, l'energia che arriva qui, la metà viene persa, e questo è un sistema che conviene così. Allora noi parliamo, visto che abbiamo avuto due rivoluzioni industriali che ci hanno massacrato, parliamo di una terza rivoluzione industriale, ne parla Rifkin con sfumature anche diverse, per capirci, e noi immaginiamo che oggi sia possibile, attraverso la riconversione industriale ecologica, immaginare di mettere al centro il tema dei beni comuni, della partecipazione, della democrazia e del lavoro in una botta sola. Cioè, come dire, se noi oggi a Roma, vi faccio un esempio concreto e chiudo qui, così parleremo dopo di questioni molto concrete, se noi oggi a Roma facessimo un piano energetico, quello che hanno fatto Livio De Santo, Rifkin, Angelo Corso, quello che abbiamo fatto anche noi,
che va anche in Italia da 25 anni, perché l'Italia non ha un bilancio energetico da 25 anni, così lo sapete quando vi raccontano le questioni che si dice pro o contro un mega impianto. Sì, ma intanto non sappiamo neanche il bilancio, per farvi capire quanto ci prendono in giro. Ora, noi a Roma abbiamo provato a fare un piano energetico e abbiamo scoperto che basterebbe il 3% del PIL della città, e questo può essere un buon suggerimento anche per la giunta di Napoli, basterebbe il 3% del PIL della città di investimenti, nemmeno di spesa, per 10 anni per produrre a Roma un taglio delle emissioni del 36% e 140.000 posti di lavoro strutturali. Mi rendo conto di quanto è possibile cambiare le cose invece, per cui io non mi fermerei né al nichilismo né al pessimismo. Io sono convinto più che mai oggi che l'egemonia culturale del capitalismo è in grossa crisi, sono convinto che c'è un divorzio tra democrazia liberale e questo modello di sviluppo, perché questo modello di sviluppo per andare avanti deve rimuovere qualsiasi diritto, deve liquidare qualsiasi forma di democrazia. C'è uno spazio enorme in cui si può ricostruire un blocco sociale, ci sono spazi concreti, quello dell'energia è il più ghiotto, perché ogni megawatt di ecoefficienza si producono 14 posti di lavoro, quindi senza nemmeno soldi, come dire, benessere senza crescita, visto che c'è, non c'è bisogno, ce la ripaghiamo, quei 500 milioni di euro che servono a Roma in 10 anni vengono ripagati all'undicesimo anno. Ci sono gli scienziati, c'è il CNR, ci sono i movimenti, ci sono le associazioni. Noi dobbiamo essere maturi in termini di qualità come movimenti e capire che dobbiamo costruire delle alleanze con amministratori come Alberto Lucarelli e immaginare forme di nuova istituzionalità sociale che sappiano porre al centro questioni molto pratiche come queste, sulle quali i cittadini e le cittadine sicuramente convergeranno, perché non potranno che riscontrare un vantaggio, un interesse in quello che stiamo proponendo. Chiudo dicendo, mi sembra evidente che oggi il tema di fondo per tutti, per quelli che si professano di sinistra, per quelli che si professano liberali, insomma fate un po' voi, oggi nel mondo, la maniera per uscirne è che accanto ai diritti umani bisogna aggiungere i diritti naturali, cioè come dire, queste due robe devono andare insieme, giustizia ambientale e giustizia sociale vanno insieme, non c'è una dicotomia. Non c'è più quella rappresentazione ottocentesca tra capitale e lavoro che ci vogliono dare, no, ma questa roba va insieme, quello è il nesso, il paradigma sul quale possiamo ricostruire un altro modo di stare insieme. Grazie.